abbiamo una certa riserva di sogni che poi tra l'altro si può arricchire nel corso della vita, ma ci sono anche i sogni storici. E quelli storici, così come tutti gli altri del resto, vanno realizzati. Io sono un neurologo ricercatore. Una parte di me è puramente quella del medico, ma questa parte qui è inscindibile dalla parte del ricercatore, quindi della persona che fa avanzare la scienza per trovare poi un giorno le cure adatte per le persone di cui mi occupo. La ragione per la quale mia madre è il punto di riferimento dal punto di vista delle scelte professionali che ho fatto successivamente è che era una donna profondamente appassionata del lavoro che faceva. Avendo visto mia mamma tutta la vita così, per me era evidente che qualunque cosa avessi scelto di fare, l'avrei fatta con quella passione lì. A un certo punto bisogna fare delle scelte e lanciarsi. Se si resta in una posizione intermedia, non si riesce a ottenere nulla. Avevo 27 anni, ho detto o parto adesso o non parto più. E sono partita con una borsa di 6 mesi contati e non sono mai più tornata. Ho abitato a Londra e poi ho abitato a Parigi. È cambiato radicalmente il modo in cui io sono. Sono una persona profondamente più completa, molto più ricca. E ha cambiato in maniera radicale anche il modo in cui faccio ricerca. Ho un approccio estremamente più maturo che deriva da una serie di esperienze che ho fatto in laboratori diverso dal mio di origine. Ho scelto Parigi per differenti ragioni. La prima ragione è che a Parigi si faceva un tipo di ricerca completamente nuova, estremamente all'avanguardia, una vera e propria scommessa, in cui una serie di persone che vengono da background completamente diversi, quindi medici, biologi, farmacologi, chimici, si trovano a lavorare insieme sul medesimo asse tematico. L'unica risposta possibile è collaborazione. Quello che uno fa è che unisce le forze, si lavora rapidamente e soprattutto si riesce a lavorare felici. Occorrono 3 elementi fondamentali: la passione, il coraggio e la perseveranza. La perseveranza è una cosa diversa dalla dedizione. La perseveranza, che è credo la caratteristica fondamentale, fa sì che possano passare degli anni prima che si possa avere una vera soddisfazione legata al lavoro che facciamo. La ricerca è una cosa sovversiva, che cambia le carte in tavola, cambiare il corso delle cose. Questo probabilmente potrebbe renderla un mestiere estremamente affascinante. La ricerca medica, in particolare, è mossa dall'altruismo. Cioè, non avrei mai potuto fare ricerca senza seguire i miei pazienti allo stesso tempo, perché loro sono la fonte di ispirazione e di motivazione a continuare a fare il lavoro di ricerca ogni giorno, anche nei lunghi periodi in cui non esistono soddisfazioni di ritorno. Questo è lo scopo ultimo. Ci si arriva per passi microscopici, ma quello è l'obiettivo. Si ricerca per migliorare le condizioni di vita dell'umanità.